Buongiorno a tutti, oggi facciamo il guado con il nostro esperto bergamasco Giovanni Sala. Dobbiamo fare questo guado che sono 25 e 30 cm di acqua con il nostro Carabeo 250 gas gas a carburatore, vecchia annata, perché a noi ci piace la semplicità. E allora cerchiamo la traccia adatta per entrare nel fiume. Questo guado è caratterizzato dalle zorche acquaiole, tipico animale della zona, che si caratterizza dai denti a sguado e la gola corta. Come possiamo vedere non c'è modo di entrare nell'acqua, c'è un bel ripone pesante, sotto troviamo un fangone che con le nostre gomme, noi siamo enduristi estremi veri, andiamo a fare le estreme con le gomme lisce, perché noi ci piacciono le gomme Renda Motard, no? Le Six Days Mad Seller. L'unica traccia possibile quindi è partire davanti ai nostri gas gas e fare 15 metri di fiume in diagonale, perché non ci piace eludere a pace. Questo guado qui, che è il fiume Serio in Valteriana vicino Bergamo, che se c'è poca acqua ci sono sassi e fondo. Allora, tipico abbigliamento dell'endurista della domenica o endurista da mondiale, cambia poco. Vecchio stile, scodella, ho chiamato anche casco jet dai coglioni dei cinquantinari di adesso. Mascherina da cross o da sci, perché quello che si ha si usa. Pantalone corto a zompo, ovviamente senza cinta perché il cavallo basso non aiuta. Così facciamo una vera estrema. E poi maglietta senza alcun genere di protezione. E poi, beh, ovviamente per la protezione dell'occhio un occhiale polarizzato. Prima di partire assicuriamo che la freccia l'ha presa. Il motore c'è. Viene un cazzo, non la mangia. Sta piccolo problema tecnico, ci vorrebbe un po' di incoraggiamento. Caglie, non ci sono sassi pericolosi. Non so, i sassi diventano l'acqua del carburatore. L'indurista esperto, prima di fare il tracciato, la sorga a piedi, perché vuole creare i suoi punti di fortuna. Prima va a caccia dei trote, adesso possiamo vedere come crea i bob per fare il tempo sul tracciato. Dai, dai! Il guado con lo scarabeo. E vai! Grande! Si è fatto lo sendiero nuovo! Vai, grande! Yeah! Adesso vedremo il rientro dell'endurista esperto. Lo guado con lo scarabeo. Già, era bello 250 gas gas. Come si è trovato lo tracciato? Lo tracciato bel fondo viscido, come quelli del mondiale, le estreme, però con le mie gommacce fortemente tastellate. Beh, si è trovato bene, abbiamo visto un po' di sicurezza all'inizio. Perché? Perché c'è un po' di viscido sul fondo, un po' di scoraggia. Potete notare l'acqua dove è arrivata. Questo ginocchio allenato. Possiamo vedere quanta acqua c'è nella scarpa. Non c'è niente acqua, è tutta dentro. Va bene, allora ci sentiamo per il prossimo tutorial, ci vediamo.